Cosa c'è dopo gli ospedali psichiatrici giudiziari? Questo è il tema del convegno organizzato a Palazzo Lascaris dal garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte. La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari lascia infatti molte incognite sul futuro dei pazienti. Secondo disposizioni legislative, quelli che ancora hanno bisogno di cure psichiatriche verranno trasferiti nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. In apertura dei lavori è stato proiettato un reportage fotografico di Max Ferrero, Nocchier che non seconda il vento, viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari italiani alla vigilia della chiusura. La legge ha imposto che entro il 31 marzo del 2015 gli ospedali chiudessero, si tirasse giù la serranda e si buttasse via la chiave di una realtà ottocentesca che ha avuto delle dinamiche anche medievali in Italia. Il convegno di oggi è proprio per capire dalla Regione Piemonte come dalle varie regioni italiane che cosa sta succedendo dopo gli OPG. È stata cambiata la sigla o è stato cambiato anche l'impostazione generale di cura e di custodia delle persone che sono essenzialmente malate? Allora le REMS, le nuove strutture di residenza per le misure di sicurezza che devono essere previste anche nella nostra Regione Piemonte devono servire per quelle persone che hanno tuttora ancora problemi gravi di compatibilità sociale, ma gli strumenti da mettere in campo, ed è questo il compito della Regione, sono più ampi e devono essere a più largo spettro. Non c'è soltanto la residenza protetta, ci sono i servizi territoriali da potenziare, peraltro con i fondi nazionali. La legge 81 fa un passo in avanti a livello di civiltà giuridica che è esemplare e prescrive non solo una residualità all'applicazione delle misure detentive, quindi abbandono ovviamente degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma anche limitatissima applicazione delle REMS, ma soprattutto per dei percorsi di cura inclusivi, prese in carico territoriale, prese in carico dei pazienti con e nella loro storia, quindi all'interno delle loro realtà territoriali. Per realizzare questo ovviamente occorre l'ausilio intanto della magistratura, intanto che applichi questi principi sanciti dalla legge 81 e anche molto impegno da parte dei servizi territoriali, perché prese in carico significa accoglienza del paziente e applicazione residuale delle misure detentive, cioè delle REMS. Basta con l'esclusione, finalmente un po' di inclusione territoriale, misure di sicurezza che siano ispirate a queste linee.